Chiudiamo la dinamica, o meglio, tutta la meccanica, perché come ho premesso all'inizio dell'anno, noi abbiamo questa materia, siamo meccanica e macchine, va bene? La meccanica serve per capire e dimensionare i componenti di una macchina. Macchine serve per capire come funziona una macchina e come produce energia. Allora, per la parte di macchine abbiamo fatto termodinamica e volevo fare fluidodinamica, che poi abbiamo rimandato all'inizio del prossimo anno. Per la parte di meccanica abbiamo la cinematica di punto, la cinematica del corpo, che ci fa capire come si sposta, come si muove un sistema. Poi abbiamo la dinamica del punto, che ci fa capire come, quali sono le cause del movimento, quindi le forze, e quindi in base alle forze come si muove un corpo, quindi trovare un'accelerazione in presenza di forze, oppure sull'accelerazione trovare quale forze hanno generato quell'accelerazione, e via dicendo. La dinamica del corpo non fa altro che aggiungere a quello che abbiamo visto le forze applicate non al punto materiale, ma applicate a un corpo rigido. Chiaro? Quindi, quando abbiamo fatto il corpo rigido, vi ricordate qual era l'elemento che distingueva nello studio il punto del corpo? Qual era il moto prevalente che noi abbiamo visto quando abbiamo fatto la cinematica del corpo? L'inerzia si è visto sempre, però abbiamo visto. Quale movimento abbiamo osservato che era caratteristico del corpo che si distaccava dal movimento del punto? Oh, è il punto cardine su cui si basa anche la dinamica del corpo. Qual era il corpo che si muoveva? La rosa, ovvero la rosa era il movimento, era il cinematismo fondamentale che caratterizzava la cinematica del corpo. Ora, la dinamica del corpo è caratterizzata proprio da questo movimento, dalla rototraslazione. Andremo a vedere, in relazione allo studio cinematico, quali sono le forze che caratterizzano quel movimento, oltre ad altri corpi che si muovono. Chiaro? Allora, noi quando abbiamo fatto la dinamica del punto, avevamo un unico punto. Quindi il punto di applicazione della forza era ovvio, era il punto. Quindi non c'era da. Noi guardiamo e prendevamo la massa. Ora non so se questo concetto l'avevate capito. Voi le forze le mettevate una qui, una qui, una qui, una qui. Ma di fatto erano tutte in un punto queste forze, va bene? Perché il fatto di essere disassate comportava il corpo eventualmente da rotare, ma non era il caso. Chiaro? Il corpo traslava e basta. Quindi per traslare è come se tutte queste forze fossero contemporaneamente messe in un punto solo. Chiaro? E abbiamo scritto la seconda legge della meccanica, che era che la risultante delle forze esterne è uguale a m per a, dove, mi raccomando, mettete il verso del movimento e questo è anche il verso delle forze positive. Cioè le forze che vanno come a sono positive, le forze che vanno opposte sono negative. Quando scrivo l'equazione, chiaro? E questo era il punto. Bene, il passaggio successivo, quindi abbiamo il movimento cinematica, quindi qual è l'accelerazione per andare da A a B in 5 secondi? A B noto, cinematica di punto, equazione della cinematica. Oppure in B io voglio una velocità, conosco A B, quant'è l'accelerazione? Cinematica di punto, vero? Una volta che ciò ha, vado a trovare le forze che mi permettono di raggiungere l'obiettivo. Chiaro? Come? Le forze note che vi do io. Bene, quelle non vi do io possono essere o l'attrito, che lo devo riavare, o per esempio la forza premente, per trovare la forza d'attrito, che dovete riavare, o la P parallela, nel piano inclinato, e via dicendo. Chiaro? Il posto dell'equazione e arrivo in fondo. Questo era il compito, almeno la prima parte del compito che avevate da fare. Quando invece di un corpo ne avevi due, non cambiava nulla, c'era da mettere insieme il legame, per esempio il cavo che collegava il corpo, vero? Quindi la T di tiro, per esempio. Ok? Bene, ora. Da questo passiamo al corpo. Il corpo innanzitutto è un corpo rigido. Qual è la differenza fra corpo rigido e punto? I punti non sono uno, ma sono tanti. Chiaro?
Qual è la cosa che accomuna i punti? La reciproca distanza rimane costante durante il movimento. Il fatto che noi guardiamo un moto piano. Cosa vuol dire moto piano? Che tutti i punti, quando si muovono, non cambiano piano, rimangono allo stesso piano. Cioè, se io ho il punto P1, P2 e P3 che costituiscono la ruota, che stanno nel piano, mantengono costante le reciproche distanze. E rimangono nel piano d'appartenenza durante il movimento, o muovendosi su piani paralleli se traslano, o rimanendo nello stesso piano se ruotano. Non cambiano piano. Chiaro? Perché noi facciamo moto piano e corpo rigido. Queste sono le due definizioni su cui ci muoviamo. I corpi, e noi guardiamo, sono rigidi, quindi le distanze più uno e P3, P2 e P3, P3, P2 e P1 non variano, rimangono costanti durante il moto. Chiaro? Ci siamo? E se hanno la stessa massa, il baricentro si trova nell'intersezione degli assi. Va bene? Però questo non vi viene richiesto, il baricentro vi viene dato. Spesso per ora il vostro corpo è un corpo omogeneo, quindi il baricentro risponde sempre al centro geometrico. Chiaro? Perché la densità è costante. È chiaro, se avessi una sfera di Rho1 e una sfera di Rho2, il baricentro sarebbe, dovrei trovare il baricentro di questa semisfera, il baricentro di questa semisfera. Il baricentro complessivo sta nella contingente dei due baricentri in proporzione alle masse dei singoli semisferi. Ma questo lo farete ingegneria. Chiaro? Io non mi arrivo a tanto per non volervi massacrare. Però, se io ho due semisferi, trovo il baricentro della semisfera G1, trovo il baricentro della seconda semisfera G2, il baricentro di tutte e due sta nella contingente di tutte e due. E sta. Se questo è G, chiaro? Noi abbiamo che GG1 sta a il totale di G di G per M1 fratto M2, dove M1 è la massa sopra e M2 è la massa sotto. È nulla, un sottoscritto mi fa trovarlo. Se tu vai in internet, tu trovi il centro geometrico di una semisfera, mi sembra sia 2/3, non me lo ricordo di preciso. C'è comunque una formula che ti dà il centro geometrico. Perché te nel corpo omogeneo il centro geometrico risponde al baricentro. Il centro geometrico di una semisfera mi sembra sia 2, cioè non me la ricordo a memoria, mi sembra sia 3,5, però non è importante. Voglio sapere il concetto. Il concetto è che hai il baricentro qui, di parti omogenee, il baricentro di tutto il sistema sta nella congiungente. Dove posizionato? Alla distanza da A in proporzione alla massa di A rispetto alla massa totale. Sarebbe la distanza del baricentro generale da questo è uguale a la distanza complessiva per la proporzione delle masse, M1 fratto M2 più M1. Sarebbe la distanza dei due baricentri. Sì, questa. Però questo ve la farete anche in ingegneria. Lasciamo perdere, se no vi incarto più di quello che siete. Chiaro? Allora, tornando a noi, perché è importante il baricentro? Diventa fondamentale la dinamica del corpo. Perché le equazioni, soprattutto la prima, si basa su quello. Ovvero, la seconda equazione della meccanica, nel corpo rigido, molto più complessa. Voi non saltiamo tutte le dimostrazioni, chi farà ingegneria le farà. Si va a dimostrare che la risultante di tutte le forze esterne che agiscono sul corpo, nei vari punti del corpo, è uguale a cosa? Alla massa, e qui è uguale alla massa del punto materiale, per l'accelerazione di baricentro. Apparentemente è uguale a quella che facevamo qui. Chiaro? Perché la differenza è che invece dell'accelerazione del punto c'è l'accelerazione del baricentro.
Però va dimostrata. Dimostrare questa in un corpo rigido non è facilissimo. Chiaro? C'è da applicare tutta una serie di teoremi di Varignon, per cui se io sposto una forza lungo la sua retta d'azione non cambia, quindi io posso spostarla e via dicendo. Va bene? Ok? Chiaro? Quindi io arrivo a questa. Questa si chiama, a differenza della dinamica di punto, prima equazione cardinale. E mi raccomando, siccome parlate di corpo, chiaro? L'accelerazione è del baricentro. Diventa importante perché quando fa la nota traslazione, i punti tutti hanno accelerazioni diverse. Mi torna? Se io prendo la nota traslazione, non so se ve la ricordate dalla cinematica. Sarà sempre il centro geometrico. Se io prendo la nota traslazione, le accelerazioni sono tutte diverse. Anche le accelerazioni. Cioè, l'ADG è diversa dall'ADO, è diversa dall'ADCIR. È diversa dall'ADP, è diversa dall'ADD, chiaro? Quindi qui devo sapere che questa è riferito a questo. Lo devi poi riportare a G. No, 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 no. Questo lo fa dopo, dopo. Qui no, l'area non ha senso, la risultante è delle forze esterne. Te trovi l'accelerazione di baricentro. Quando ha trovato questa, con la cinematica, ti riporti a questa. Perché ricavi i beta qui, poi siccome rotano istantaneamente intorno ai CIR, trovi l'accelerazione di P tangenziale come beta per PCIR. E questo l'abbiamo fatto alla cinematica. Chiaro? Trovi l'ADG, trovi beta della rotazione intorno al punto, poi ti riporti in AP con il raggio. Quella era la risultante delle forze esterne. Qui non te ne frega nulla rispetto a quelle. Ti via tutte le forze, tra tutte le forze, ti fa la risultante lungo X e lungo Y, le proietti e le somme. Chiaro? Va bene? Cioè, quindi utilizza la distanza tra il CIR e il punto Questo P. riguarda fino alla cinematica. No, ma come fai a fare, intendo io? Tu ti devi riguardare la rototraslazione a livello cinematico, perché quello è fondamentale. Ed ecco perché se fa bene questa, avvio tutto. Perché sono tutti gli ordini, cinematica di corpo e stompo, tu la fai. Mi ricordo, però non capisco come non si è mai calcolato la distanza Ma come non tra. c'è un esercizio preciso in cui c'è una nota che gira, c'è tutte le distanze, che ci fece anche l'1,10, voi scappasti tutti, io ho finito di farlo e ve l'ho mandato, mi ricordo tutto di che ho fatto, non ti preoccupare. C'era una nota che girava, c'erano tutti i punti. Tutto quello che fa ti serve, se no non lo fa. Entropia non la fa. Sai che è l'entropia? Bravo, Energia tipo dissipata, è caos. Cerco di non farlo. Chiaro? Tutto quello che fa mi serve. Tutto lo fa quest'anno, mi serve il prossimo anno. Quindi, se anche avete la fortuna di arrivare in quarta, prossimo anno vi ci riusciamo a battere. Questo lo dovete capire. Il prossimo anno si parte l'esercizio così e si va avanti. È una storia di tante puntate. Se perdi le puntate, capisci niente. Lo dico dal primo giorno. Allora, andiamo avanti. Quindi, prima equazione, vediamo la seconda. La seconda è quella che vi farà ammattire. La seconda è quella che vi farà ammattire. La seconda dice che il momento delle forze esterne rispetto a un polo che diventa fondamentale, no, assolutamente no, è uguale al momento di inerzia rispetto a un polo per beta, che è la accelerazione angolare rispetto al polo. No, più che altro perché non è con l'inversione di una
Allora, questa è la seconda equazione cardinale. Questa era la prima, questa è la seconda. Allora, siccome si parla di momento, il momento dipende dal punto rispetto al quale lo calcolo. Cioè, se io prendo G o prendo il CIR, cambia completamente il momento delle forze. Vi torna? Cambia il braccio. Momento delle forze esterne. Allora, vi fa l'esempio la sinistra. Il momento di una forza, se tu lo sai, se si rimanda a seconda, ti si fretta il professor Fabio con la professoressa Cracchi e ti si fa rispiegare. Comunque, il momento è una forza per un braccio. Poi ora ve lo fa vedere meglio. È il momento di una forza. Allora, cos'è O? O, il polo. Allora, mentre la prima equazione cardinale, fatemi finire, poi parlate. Mentre la prima equazione cardinale tratta le traslazioni dei corpi, la seconda equazione cardinale tratta le rotazioni dei corpi. Quindi, quando c'è una rotazione, c'è un asse di rotazione. Il punto O che cosa rappresenta? Siamo nel piano, è la traccia dell'asse di rotazione del piano. È la traccia dell'asse di rotazione nel piano. Cioè sarebbe il punto di intersezione della retta, che è l'asse di rotazione, rispetto al piano dove ruota l'oggetto. Allora, nella nostra traslazione noi abbiamo due possibili poli o due possibili tracce dell'asse di rotazione. Quali sono? Perfetto. I CIR e i G sono la traccia, il punto di intersezione dell'asse di rotazione rispetto al piano su cui sta la ruota. Mi torna? Non l'asse, è perpendicolare al piano. No, lascia perdere, non debuttare. Qui, questo punto è l'intersezione dell'asse di rotazione CIR rispetto alla ruota. Questo è l'intersezione dell'asse di rotazione della ruota rispetto a G, perché la ruota fa due rotazioni, questa intorno a G e questa intorno ai CIR. E lei quindi con O, quindi polo, Allora, fermi. O è o G o il CIR o un altro punto dove ruota. Se io mi fa un disco con un pezzo attaccato e ruota è l'asse di rotazione, che nella nostra traslazione è doppio, perché ruota contemporaneamente intorno a G e intorno a C. Chiaro? La differenza è che G va avanti, il CIR si sposta anche lui. Chiaro? Ora, cosa cambia? Cambia tutto. Secondo voi, allora, voi avete capito la dinamica di corpo, il punto chiave era l'inerzia, vero? Cioè io prendo un corpo, lo voglio spostare, traslare, lui si oppone con la sua massa ad essere accelerato. Se io non l'accelero non ho bisogno di forze. Chi è che parla mi leva una scarpa. Questo è il punto topico di un anno di scuola di meccanica. La stessa forza e devo applicare per traslare il corpo, la devo fare per farlo ruotare. E lui si oppone a farsi ruotare. Con cosa si oppone? Con il momento di inerzia. Quindi il momento di inerzia è l'analogia della massa alla rotazione. Analogia vuol dire, qui manca l'italiano, vediamo la professoressa. Analogo vuol dire simile. Nel comportamento, non nella sostanza, nel comportamento, cioè mentre la massa si oppone alla traslazione, all'accelerazione rettilinea, lì si oppone all'accelerazione angolare, cioè a far accelerare il corpo. Allora,
Secondo voi un corpo offre più resistenza a rosare o a rosare il tornei CIR? A rosare il tornei CIR. Quindi il momento di inerzia intorno ai CIR sarà più grosso di un momento di inerzia intorno al suo. Chiaro? Allora, velocemente, perché è importante? Perché se io uso i CIR, quindi O diventa i CIR, pensiamo io sono una forza qui, il momento di F rispetto ai CIR è F per il raggio. Se io metto il momento rispetto a G, il momento di F è per 0 è uguale a, cambia tutto. Torna intorno a G. Chiaro? Fermo, fermo. Se io metto una forza qui, T, il momento di questa forza rispetto ai CIR è T per 2R, rispetto a G è T per R. No, non ha lo stesso effetto. La forza è la stessa. Cambia, però, tra questi due cosa cambia? L'accelerazione cambia che se io fuori rispetto ai CIR analizzo il beta intorno ai CIR, se io fuori rispetto a G analizzo il beta intorno a G, che poi coincidono perché l'abbiamo visto. L'ultima cosa e poi vi lascio, che è l'ultima cosa, poi magari la riprendiamo, il momento di inerzia rispetto a un punto diverso dal baricentro è uguale a il momento di inerzia rispetto al baricentro più la massa per la distanza tra il punto considerato e il baricentro, ovvero in questo caso il raggio. Questo si chiama teorema. Perché è così? Perché è un momento di massa di inerzia. Sì. E questo è il teorema da Gaetano, serve per trasferire il momento di inerzia dal baricentro a un altro punto. Perché se tu fai rispetto a CIR, il momento deve fare rispetto a CIR. Vero? C'era, no? Non lo so. Sì.